Ciao domamici, ciao domamiche, benvenuti in questa nuova puntata di Survivor Domacio con la rubrica Cucina con Domacio. Oggi è il 1 novembre, però abbiamo deciso di farvi le fave testine vestite ancora da Halloween, vero Frida? Non ci resta che dire, vai con la sigla. Tipico di questo periodo, ma perché si chiamano fave? Beh, semplice, perché gli antichi romani usavano mangiare le fave sopra la tomba dei morti, in quanto pensavano che la fava come legume contenesse all'interno l'anima del morto. Poi, con il passare del tempo, si è trasformata in un dolcetto sfizioso. Ma vediamo come si prepara e cosa serve. Allora, ci servirà farina di mandorle. Noi siamo partiti da queste e abbiamo poi fatto la farina, ma se voi la trovate già pronta, potete usare anche quella. Poi ci servirà del cacao amaro, tre cose alcoliche, ovvero il rosolio, il rum e l'acqua di rose. Poi noi aggiungiamo anche un po' di limoncello e la scorza di limone. Le fave hanno tre colori, come ben sapete: il rosa, il marrone e il bianco. Il bianco simboleggia la nascita, il rosa la vita e il marrone la morte. Per fare il rosa, noi useremo del colorante, mentre per fare il marrone il cacao. Beh, poi, come abbiamo detto già, la farina di mandorle, gli albumi d'uovo e zucchero. Noi abbiamo fatto lo zucchero a velo partendo da una bustina di vanillina e dello zucchero semolato e l'abbiamo tritato insieme. Per prima cosa uniamo gli ingredienti base che ci saranno in tutte e tre le nostre fave. Quindi lo zucchero, poi la farina, l'albume d'uovo. La regia suggerisce che la farina di mandorle. Mescoliamo. Una volta ottenuto questo impasto, lo spostiamo sulla spianatoia. Come vedete, sulla spianatoia abbiamo messo della fecola di patate. Arriva qualcuno a curiosare. Eh già, vero Frida? Ciao! Frida. Adesso non ci resta che dividerlo in tre parti. Vi ricordo ragazzi che ogni famiglia ha la propria ricetta, infatti come vedete noi aggiungeremo il limoncello in uno dei tre impasti. Iniziamo da quelli bianchi, quindi la nascita. Mettiamo un po' di rosolio, un po' di limoncello E questo va tutto a sentimento. e poi un po' di scorza di limone. Adesso tagliamolo a metà e facciamo dei filoncini. Adesso le prendiamo e iniziamo a tagliarle. Non fatele troppo piccole, ragazzi, mi raccomando. E le disponiamo. Prima però, prima di disporle, me ne sono dimenticato, quindi adesso ve lo dico, le appallottoliamo. Visto, mi sono fatto un po' aiutare per fare tutte le palline, adesso passiamo a quelle rosa, quindi la vita. Ci servirà acqua e rose, il nostro impasto di prima e del colorante rosso. Uniamo bene così che tutto quanto l'impasto abbia un pochettino di acqua e rose e poi mettiamo il nostro colorante. Ragazzi, visto che il nostro impasto è un po' più scuro, ci è venuto lì al posto del color rosa, color rosso. Vabbè, è perché la nostra vita è ricca di passione. Quanto mi piace questo rosso, forse ne preferisco addirittura di più rispetto a quelle rosa.
voi che ne pensate? Ditemelo e fatemelo sapere giù nei commenti. Anche queste qui, come prima, le andiamo a tagliare e poi ad appallottolare. Adesso facciamo il nostro terzo impasto. Per questo impasto metteremo il rum, quindi se avete pirati nelle vicinanze nascondetevi per farlo. Poi una fioretta di aroma e del cacao. Che aroma hai messo? Quello di vaniglia. Ah, bravo, bravo. Queste verranno sicuramente belle, verranno sicuramente marroni. Mettiamo un po' di rum. Però le grandi ricette vengono da piccoli errori. Il cacao stavolta va messo tutto, ragazzi. Quanto è? Un cucchiaio e mezzo, giusto? Sì. Per questo qui, ragazzi, forse dovrete mettere un po' più di rum, perché essendo che abbiamo messo tanto cacao si andrà a seccare facilmente. Ok, adesso che abbiamo fatto la strisciolina e questo qui, ragazzi, il colore è stato azzeccato in pieno, lo tagliamo come tutti gli altri. A pallottolatori? Vabbè, dai. Senti Vinci, secondo me è anche giusto che tutto sommato non ci siano venute bianche quelle della vita, perché in una società moderna come oggi perché la vita dovrebbe essere bianca? Ma no, quelle bianche sono della nascita. Forse intendevi perché alla nascita si nasce già col peccato originale? Bravo. Chissà perché non l'abbiamo così cristianizzata. No, a parte tutti gli scherzi, ragazzi, saranno belle e buone ugualmente. Voi comprate la farina già fatta, che è meglio. Non trovi? Già. Comunque volevo vedere se avevi studiato. E per una terrona non poteva non sbagliare, scusami, casa mia non ci sono le fave. Noi siamo una famiglia multietnica. Infatti aggiungiamo il limoncello. Appunto. Che c'è, Frida? Tu vuoi mettere in forno? Non mi sembra molto interessante. Vabbè, dai. Adesso, ragazzi, per 10-15 minuti a 110-120 gradi. A dopo! Abbiamo sfornato tutte le nostre fave e qui abbiamo un piccolo assaggio. Nascita, vita e morte. Per fortuna la nascita si è un po' schiarita. Che buone! Vi ricordo che giù in descrizione ci sono tutti i canali dei miei amici youtuber. Inoltre, giù in descrizione sempre troverete anche la ricetta che oggi abbiamo usato. Bene, io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro nostro video. Oggi saluto ai miei amici della Cresima. Ciao ragazzi, alla prossima!